Ciao a tutti! Oggi facciamo i preferiti del mese di gennaio, quindi vi parlerò come sempre dei preferiti del mese appena trascorso. Oggi vi parlerò di skincare viso, corpo, capelli e di prodotti non beauty, perché ho deciso di fare un video a parte per i preferiti di make-up e smalti, mani, eccetera. Perché questo mese, visti i regali di Natale, viste le ultime cose che ho acquistato, ho un po' di roba di cui parlarvi. Quindi per non concentrare tutto in un video abnorme, dico abnorme perché i miei video sono comunque lunghi di partenza, quindi per non esagerare ho deciso di dividere in due, non sarà una regola generale. Lo farò se ci sarà necessità, se no vedrete il solito video preferiti come sempre. Allora, partiamo subito e partiamo con i capelli, ci sbrighiamo perché in realtà vi devo confermare dei prodotti eccezionali. Sono questi prodotti di Diego Dalla Palma. Questa è la linea Liscio Spaghetto, questo è il siero lisciante rimpolpante e questa è la crema lisciante. Allora, è una linea per capelli lisci, cioè per aiutare, agevolare la piega liscia. Sono prodotti per lo styling, quindi che vanno applicati su capello umido, tamponato, prima appunto di procedere allo styling. Fanno da termoprotettori e contengono al loro interno degli attivi che facilitano l'asciugatura appunto liscia del capello. Ne ho due perché se vi ricordate il mio video sulla skincare, sì, buonanotte, sulla cura dei capelli, io questo l'avevo acquistato e lo sto usando da tanto, mentre questo mi è stato regalato per Natale. Io li ho alternati in questo mese e su di me non noto differenze, cioè funzionano benissimo entrambi, anche se in realtà non sono la stessa cosa. Questo non è uno spray, è un siero, quindi ha una texture comunque più liquida, più leggera. Questa è una crema, quindi è un pochino più ricca e anche all'interno hanno degli elementi diversi. Sì, hanno degli elementi leggermente diversi, però ripeto, su di me hanno la stessa medesima funzione. Sono prodotti che veramente mi piacciono moltissimo, che se volete ottenere una piega bella e soprattutto duratura nel tempo, perché quello che io ho notato di questi prodotti è che oltre che facilitare la stiratura, me la fanno durare per i giorni successivi, cosa che prima non accadeva, ad esempio. E per i capelli siamo a posto, abbiamo già finito. Passiamo al viso. Io vi ho già dichiarato più volte il mio amore per i sieri come tipologia di prodotto per la cura per il viso, molto più che per le creme, perché su di me agiscono molto meglio, penetrano in profondità, sono più efficaci, vedo di più i risultati e adoro le texture dei sieri. Io oggi ho da parlarvi di ben tre sieri. Partiamo da questo, che qui su YouTube è decisamente il più famoso. Questo è il famosissimo The Boosters Vitamina C di Diego Dalla Palma, quello fatto a pompetta, appunto è questo concentrato di vitamina C, quindi potentemente antiossidante, è veramente un siero intensivo. Come tante di noi, io l'avevo visto da mesi sul canale di Federica Piccinini, Sweet as a Candy, che ne ha sempre parlato in maniera entusiastica, quindi ero assolutamente curiosa. In più voi, sotto vari video, me l'avete straconsigliato, in tantissime di voi mi avete consigliato questo prodotto. In realtà, quando leggevo quei commenti, io questo l'avevo già in casa, perché a Brescia, Diego Dalla Palma, lo trovate al Coin, ma non c'è una vastissima fornitura, hanno veramente pochissimi pezzi, quindi io appena l'ho trovato l'ho acquistato. Poi sapete che io non incomincio mai un prodotto se non ho terminato il resto per quanto riguarda la skincare. Quando finalmente l'ho iniziato, devo constatare insieme a tutte voi, insieme a Federica, che ovviamente saluto, che questo è un prodotto eccellente, potente antiossidante, ha una funzione antimacchia e ha una funzione illuminante. Io non ho macchie brune, non ho macchie solari sul viso, se non leggerissima parte in questa zona e una qui, ma proprio sono lievissime. Però, come vi ho detto più volte, soffro di rossori e il mio incarnato è difficile che sia uniforme.
Questo siero mi è servito tantissimo per uniformare appunto l'incarnato, quindi alleviato i rossori, anche quelli dati da Cooper Rose, anche se oggettivamente questo lavoro l'aveva già incominciato il siero di Clarins, di cui vi ho sempre parlato, che ho utilizzato precedentemente a questo. Quello che io noto tantissimo è la luminosità del viso. In tante di voi me l'avete scritto, me l'avete fatto notare, me l'avete detto. Mi avete detto che il mio viso è più luminoso, più fresco, più tonico e sicuramente parte del merito va a questo siero. Assolutamente in combinazione ad altri prodotti di cui vi parlo ora. Questo, che probabilmente è quello meno noto, è un prodotto di Matte Active. Questa è una linea, Matte è un'azienda che produce sia integratori alimentari e poi anche una linea cosmetica. Io lo trovo da Tigotà, so che si può trovare anche in qualche supermercato. Che cos'è questo? Questo si chiama Age Active Acido Ialuronico Puro, Elisir Supremo Lifting Totale, quindi stiamo parlando di acido ialuronico. Acido ialuronico a 3 pesi molecolari. La formulazione di questo prodotto, che come vedete anche questo è in contagocce, è fatta in modo che i vari pesi molecolari dell'acido ialuronico vadano a penetrare il più a fondo possibile nell'epidermide, quindi donino questo surplus di idratazione che quindi va a lavorare e stimola la produzione di collagene, quindi va a rendere la pelle più compatta, più elastica, più tonica e anche qui più luminosa. Come lo uso? Io la mattina praticamente il primo siero che metto è questo. Poi io sto utilizzando la crema idratante di Acqua alle Rose di Roberts. La crema gel, quella per pelli miste, che è una crema ottima, ve ne ho parlato tante volte, mi piace tantissimo, ma non ha alcun effetto antirughe. Quindi io semplicemente vado a mettere un po' di crema sul viso, poi prima di spalmarla mi metto una goccia di questo prodotto sulla mano, la scaldo e poi insieme vado a massaggiare tutto sul viso. È un prodotto che mi piace tantissimo, potete utilizzarlo anche come siero. Scusatemi, non sono ancora del tutto guarita. Potete usarlo anche come siero, quindi lo potete usare sul viso e anche sul collo prima di procedere poi a mettere la vostra crema. Non è affatto oleoso, ha una texture un po' meno acquosa rispetto a quella di Diego Dalla Palma, è leggermente più fluido. No, ecco, se mi si rompeva urlavo. È leggermente più fluido, ma si assorbe all'istante, non è per niente unto. La sera invece ho ricomprato, come già vi avevo preannunciato, questo siero di Ava. Ava, che è questa azienda israeliana, i cui i prodotti sono tutti a base di sali del Mar Morto. Io mi sono resa conto che la mia pelle, sia del viso che del corpo, va d'accordissimo con i sali del Mar Morto, veramente. È un siero iperidratante, ha una concentrazione elevata di minerali derivati dai sali del Mar Morto, quindi idrata, anche qui aumenta la produzione del collagene della pelle, la pelle anche qui è più elastica, più compatta e molto luminosa. Io questo lo utilizzo la sera, la sensazione sulla pelle è fantastica perché vi dà un senso di freschezza, di pulizia, avete proprio la sensazione che il siero venga bevuto da ogni singolo poro. Non so come spiegare meglio la sensazione meravigliosa che mi dà questo prodotto sul viso. Anche questo è un prodotto che io trovo da Tigotà, ma è un prodotto di alto livello per Tigotà, anche il prezzo, qui siamo intorno ai 50 euro, mentre per quanto riguarda Matte, questa boccettina costa 14 euro e Diego Dalla Palma, ottimo rapporto qualità-prezzo perché siamo sui 30 euro. La combinazione di questi tre sieri sulla mia pelle veramente ha fatto miracoli. Io nonostante sia stata parecchio male a livello di salute e lo sapete in questo periodo, il che ha comportato pelle disidratata, stanchezza, grigiore, mi avete sempre fatto i complimenti per la pelle sotto i video, non solo voi. Mi è capitato spessissimo anche di entrare nel negozio di Giulia, la mia amica, che mi dicesse che bel viso, e lo può testimoniare.
persone che incontro, le mamme dell'asilo, insomma, la mia pelle sta benissimo e sono queste le innovazioni, diciamo, nella mia skincare che stanno dando dei grossi, grossi risultati. Passiamo al corpo e continuiamo a parlare di Ava. Come vi ho detto, vado d'accordo con i minerali del Mar Morto. Questo che cos'è? Si chiama Ava Active Dead Sea Minerals, Dead Sea Salt, Liquid Dead Sea Salt. Questo ve l'avevo mostrato, questo prodotto, in un video haul di Tigotà. È un concentrato di sali, quindi non sono altro che i sali che si possono mettere anche nella vasca da bagno sotto forma fluida, quindi sotto forma di crema gel. La consistenza è abbastanza strana di questo prodotto perché è un gel abbastanza filamentoso. Che cosa promette questo prodotto? Allora, esclusivo concentrato di minerali. Appunto preparati dalle acque del Mar Morto, sto traducendo dall'inglese, non sono analfabeta. Prepara la tua pelle a un'esperienza unica. Dunque, allora, questo prodotto aumenta l'idratazione della pelle, la tonicità e la luminosità della pelle del corpo. Come si utilizza? Questo prodotto va spalmato e massaggiato sul corpo prima di lavarsi e va lasciato agire per un paio di minuti. Io questa cosa la faccio una volta ogni 10 giorni ed è più che sufficiente. Poi vi fate la doccia e ve lo sciacquate via. Che cosa ho constatato? Ho constatato un fortissimo aumento di idratazione sulla mia pelle e una buona tonicità ed elasticità sul corpo. Cosa significa? Che io non sento la necessità di andare ad idratare, a sovridratare, idratare specialmente le gambe, cosa che invece mi capitava spessissimo in inverno anche utilizzando dei buoni prodotti corpo. Mi sento proprio che l'idratazione è migliorata ed è aumentata da dentro. È proprio migliorata l'aspetto e la salute della mia pelle. Anche questo è un prodotto che non costa poco perché parliamo di 22 euro, però io ne ho ancora metà abbondante proprio perché è sufficiente fare questo tipo di trattamento ogni 10 giorni. Per quanto riguarda il corpo, ancora non posso che citarvi un profumo che ho ritirato fuori in questo periodo, che ho da tanto e che adoro, adoro profondamente. Questo è Chocolat Amer Eau de Parfum de Il Profumo, azienda di profumi naturali, quindi senza fissanti chimici, che io vi ho citato una miriade di volte perché è una delle mie preferite. Chocolat Amer è un'evoluzione di Chocolat. Cioccolà che esiste da sempre nell'azienda ed è un profumo dalle note fresche, nonostante sia cioccolatoso, con un cuore di cacao e una coda di vaniglia, quindi un profumo molto semplice e molto buono. Questa è una versione più pungente e forse anche più maschile di cioccolà. E all'interno, come sempre ve li leggo, galbano, noce moscata, ginger, sandalo, incenso, cacao e un cuore di fiori. Quindi un profumo decisamente più complesso, più frizzante in un certo senso, più intenso, ma che mantiene quella voluttuosità data appunto dalle note di cacao. Quello che contraddistingue i profumi, il profumo, a parte il fatto di essere appunto profumi naturali, è il fatto che anche le note gourmand non hanno nulla di dolcioso da pasticceria, perché sono derivati dalle piante, non dalle aromatizzazioni appunto da pasticceria. Quindi qui parliamo di cacao. Per quanto riguarda la vaniglia, parliamo di baccelli di vaniglia. Quindi non hanno mai una sensazione stucchevole, non danno mai nausea neanche a chi vi sta vicino e magari non ama i profumi gourmand. Questa è una cosa che io ho notato tantissimo perché utilizzo questi profumi da tantissimi anni e anche persone che normalmente non amano questa tipologia di profumi mi hanno sempre fatto i complimenti per il profumo, proprio per questa naturalezza all'interno di questa tipologia di profumi, appunto.
Col beauty abbiamo finito, passiamo all'abbigliamento e vi devo parlare di un solo capo d'abbigliamento perché io praticamente nel mese di gennaio sono stata in uniforme. Io ho sempre, sempre portato questi pantaloni in ecopelle, fatti così, semplicissimi, di H&M, che acquistai l'anno scorso in saldo a 10 euro. Ve li voglio menzionare perché se non trovate questo modello, ma ci sarà sicuramente, secondo me, ne trovate altri molto simili. Sono semplicissimi, taglio 5 tasche. Perché li ho portati sempre? Perché a parte che rendono anche il look più semplice quando non vi sapete proprio, non sapete proprio come vestirvi, più grintoso, più di carattere e così via, ma mi piace tantissimo il taglio che hanno, perché è un taglio pantalone, non un taglio leggings. Come vedete io ho inserita dentro la cintura che ho sempre portato con questi pantaloni, che è una vecchissima cintura di Fendi, un regalo di compleanno dei miei di 1 milione di anni fa. E appunto questo taglio a pantalone li rende un pantalone vero, quindi un capo d'abbigliamento vero. Io spesso li ho portati con inseriti dentro camicie e sopra le giacche, perché siete vestiti per davvero. E inoltre sono non sono imbottiti, però il dentro del pantalone è di questo pelino tipo felpa paillettino, che lascia il pantalone morbidissimo, quindi è comodo, vedete, estremamente confortevole, ma molto caldo, perché di solito questo genere di pantaloni sono freddi, perché insomma è plastica, il gelo ci si appiccica sopra e la gamba resta ghiacciata. Con questi invece state al caldo, state vestite con un look sempre grintoso e alla moda. Oggi vi voglio parlare di un libro, ma non di un libro per bambini, ma neanche troppo, nel senso che io ci ho trovato qualcosa di molto interessante anche per me. Questo è un libro che è stato regalato a Daphne per la Befana. Si chiama Emozionario, dimmi cosa senti, è di Nord Sud Edizioni. Questo è il libro. L'abbiamo appunto ricevuto in regalo, quindi non so dove lo possiate trovare, però è un libro che vi consiglio assolutamente. Perché? Di cosa parla? Parla delle emozioni che tutti noi possiamo sentire. È un libro spagnolo, leggo qui, titolo originale Emozionario, traduzione di Cristina Scalambrini. Allora, innanzitutto è un libro fatto benissimo, come vedete c'è una sorta di indice, perché è proposto un percorso di emozioni, appunto. Quindi partiamo dalla tenerezza, andiamo all'amore, l'amore che richiama il concetto di odio, odio che richiama il concetto di ira, irritazione, tensione, sollievo. Quindi vedete, è proprio suggerito questo percorso, perché le emozioni sono o richiamate l'una dall'altra oppure sono in contrasto tra di loro. La scrittura di questo libro è una scrittura da bambini fino a un certo punto, nel senso che il tutto viene spiegato per concetti, ci sono degli esempi, ma è proprio il concetto che viene spiegato. E questa è una cosa molto positiva, secondo me, per i bambini in una fase, in un'età tipo quella della mia bambina, che ha quasi 6 anni, perché è il momento in cui escono dal puro dato esperienziale e si fanno delle domande proprio sui concetti, quindi sull'ira, sulla rabbia, sull'amore, ti fanno delle domande che a volte sono quasi imbarazzanti. È bellissimo leggere insieme questo libro, perché a parte che suscita tantissima attenzione nei bambini, molta curiosità e suscita tante domande, aiuta molto il bambino a prendere coscienza di sé e a capire che cosa gli accade durante il corso della sua vita. Vi faccio vedere come è impaginato. Qui abbiamo il concetto che viene spiegato in poche parole, abbastanza semplici, ma comunque ci vuole un genitore vicino. E poi le conseguenze, dove conduce l'ostilità, vedete qui ad esempio, la spiegazione e poi il richiamo al concetto, all'altro sentimento, emozione di cui si parlerà successivamente. È fatto benissimo il libro ed è illustrato divinamente. Ci sono tantissimi illustratori che hanno contribuito alla produzione di questo libro e sono tutti citati qui all'inizio.
veramente, vedete, ogni singola emozione ha un illustratore che è citato qui sotto. È un libro stupendo che consiglio vivamente a chi ha bambini dell'età più o meno dell'età della mia o più grandicelli. Secondo me, appunto, è un libro che anche tutto il corso, durante tutto il corso delle elementari o anche alle medie può essere rispolverato e vi garantisco che anche per me, quando lo leggo con lei, è un arricchimento, è un libro stupendo. L'ultima cosa di cui vi voglio parlare, l'ultimissima, è Netflix. Dunque, io lo so che sta spopolando qui su YouTube, però prima di YouTube è arrivato mio marito. Nel senso che io la prima persona a cui mi ha sentito parlare è stata lui. È tanto che pensavamo se mettere o meno Netflix sul nostro televisore, che è una smart TV, quindi quindi appunto ha la possibilità di scaricare Netflix sulla TV. Ci siamo decisi, abbiamo fatto il nostro mese di prova gratuita, perché potete fare un mese di prova gratuita, e poi abbiamo deciso di sottoscrivere il contratto. Pochissimi di voi non sapranno che cos'è Netflix. Per quei pochi, in brevissimo, si tratta di un'app che può essere scaricata appunto sulle smart TV, sul cellulare, sui tablet di qualsiasi marca, supportati da qualsiasi motore. È un'app che non è altro che una videoteca, è come avere una videoteca a casa vostra. Ci sono una valanga di film, di cartoni animati, di tutto e le serie televisive. Io adoro Netflix perché le serie televisive che contiene sono intere, quindi ci sono tutte le stagioni, dall'inizio alla fine. Ve l'ho detto più volte, io odio delle serie televisive, guardarle mentre le fanno perché non riesco ad aspettare una settimana e vedere una puntata massimo due alla volta. Preferisco farmi la scorpacciata. Quindi Netflix è assolutamente la scoperta del mese di gennaio e derivante da Netflix, una serie televisiva spaziale, meravigliosa, che dovete vedere ed è Misfits. È una serie meravigliosa, è della BBC, prodotta dalla BBC, quindi una serie inglese e non faccio fatica a dirvi che credo sia la serie più bella che ho visto negli ultimi anni. Non vorrei neanche raccontarvi, neanche per sommi capi, la trama, perché quando mio marito me ne ha parlato io ho fatto perché la trama mi sembrava, non lo so, abbastanza scontata, cioè almeno l'inizio della storia mi sembrava abbastanza scontato. In realtà è una storia meravigliosa, la serie è stupenda per sceneggiatura. Ci sono degli incastri pazzeschi, ci sono 5 le stagioni di Misfits, mi mancano 2 puntate, l'ho finito completamente. Ci sono degli incastri pazzeschi per cui nulla accade per caso. Quello che accade in una puntata magari ve lo ritrovate dopo 5, con degli incastri assolutamente credibili, anche se la storia è abbastanza incredibile perché ha dello fantascientifico. Quindi sceneggiatura incredibile. Prova di recitazione veramente teatrale, attori fantastici, personaggi molto singolari, molto originali, molto caratterizzati, anche qui stile teatrale, fotografia, colonna sonora e regia di una modernità impressionante. È una serie televisiva bellissima che vi consiglio assolutamente di vedere. Con questo per oggi ho terminato. Nel prossimo video vedrete i miei prodotti preferiti per make-up e unghie. Scrivetemi qui sotto se avete visto Misfits perché sono curiosissima di avere le vostre opinioni o se avete intenzione di vederlo. E poi, come al solito, aspetto tutti i vostri commenti in merito a tutto quello di cui abbiamo parlato oggi o fatemi sapere quali sono dei prodotti che sono veramente imperdibili secondo voi. Io vi mando un bacio e alla prossima se vi va. Ciao!